Ancora benvenuti sul canale di Gianni, tutorial per pianoforte. Oggi eseguiremo insieme un pezzo del 1979 che è anche un pezzo della storia della musica italiana, cantato da Umberto Tozzi nel 1979 e poi portato al successo da Laura Branigan in una versione in inglese qualche anno dopo. Il brano si chiama Gloria. Innanzitutto vediamo che il brano è in tonalità di Mi maggiore. Ora, per poterne studiare l'introduzione, di seguito la strofa e il ritornello, è importante stabilire la corretta impostazione della mano destra. Per poter eseguire il pezzo, nel migliore dei modi, prendiamo l'accordo partendo dal Si. Quindi se siamo in chiave di Mi maggiore, l'accordo lo prenderemo da Si, Mi, La bemolle, volendo anche il Si, ma ci fermeremo su un trittico di note che si alternerà durante il pezzo molte volte e sarà la chiave portante della canzone. Allora, l'introduzione parte con un basso in Si, che eseguirò con la mano sinistra, e questo tipo di fraseggio effettuato con la mano destra. Sto alternando due accordi, accordo di Mi maggiore partendo dal Si, Si, Mi, La bemolle, e accordo di Si maggiore partendo dal Si, Si, Mi bemolle, Fa diesis. Ricorderete tutti la melodia. Questa melodia è anche sulla parte introduttiva. Chiaramente dovrà essere supportata con un'armonia, che daremo con il trittico di note che abbiamo visto. Mi, Si. Accordo di Mi, accordo di Si, partendo sempre dal pollice sul Si. Ora, la seconda parte del riff introduttivo prevede che sostanzialmente ci spostiamo soltanto con l'ultimo dito per poter prendere un Si, Mi, La, quindi è un accordo in Mi quarta, partendo sempre dal Si, Mi quarta, Mi. In pratica le ultime note dell'accordo dovranno sempre suonare la melodia portante. Appoggiandosi con gli accordi di Mi maggiore, Si maggiore, Mi quarta e Mi maggiore. Bene, una volta chiarito questo passo introduttivo, vediamo come il basso deve accompagnare l'introduzione. Come detto, gli accordi sostanzialmente sono, almeno al basso, sempre Si, Mi, Si, Mi. Ora è un brano molto dinamico, un brano abbastanza, come dire, pop, densereccio. Quindi non andremo a eseguire le solite armonie combinate tra mano destra e mano sinistra, come di solito faccio nei miei tutorial, ma useremo una chiave di basso abbastanza semplice, che possiamo eseguire in due versioni, a seconda della vostra dimestichezza sulla mano sinistra. Potremo eseguire un basso di questo tipo, quindi ripetendo le due note principali, Si e Mi, su un'ottava inferiore e un'ottava superiore, Si, Mi. Oppure, ancora più facile se vogliamo, possiamo alternare il Si dell'ottava inferiore con il Si dell'ottava superiore e facendo anche la stessa cosa sul Mi, dando un effetto del tipo.
Quindi, come vedete, la combinazione di questa armonia molto semplice, tre note con la mano destra e una nota, o meglio se vogliamo anche due sul basso, ma che sono rappresentative della stessa tonalità, della stessa nota, solo su un'ottava differente, può già impostare la parte introduttiva del brano. Quindi se adesso riprendiamo l'introduzione, a questo punto inizia la parte di cantato, la parte del cantato che ripete di fatto quello che abbiamo visto sulla parte introduttiva. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano che lavora piano, manchi a questa bocca che cibo più non tocca, è sempre questa storia che me la chiamo gloria. Fin qui tutto facile, fin qui tutto uguale. Arriviamo quindi alla variazione sulla strofa. Dopo il Mi maggiore, il prossimo accordo è quello di Do diesis minore. Accordo di Fa diesis maggiore. Accordo di Si maggiore. Mi maggiore, La maggiore, Si, e riprendo il tema originale, Mi quarta Mi. Prima del ritornello. Rivediamo questo bridge di nuovo nella parte degli accordi. Questa volta non eseguirò la linea melodica. Magari ci accompagniamo con il cantato. Per me che senza gloria. Quindi Do diesis minore. Fa diesis maggiore. Con te nuda sul divano. Si maggiore. Mi maggiore. Faccio stelle di cartone. La. Si maggiore. Pensando a gloria. Oltre alla sequenza di accordi, cosa è importante? È importante che giochiate sugli anticipi come ho fatto io, quindi il Do diesis minore, quando passiamo sul Fa diesis dovremo dare sempre un Do diesis minore e poi anticipare questo Fa diesis. Ora non anticipiamo quando andiamo in Si. Rianticipiamo, di nuovo Si e Mi, La, anticipo, quindi anticipo l'accordo successivo con un altro accordo uguale a quello che sto suonando per dare questo tempo sul pezzo. Ricordiamo che ci stiamo avvalendo solo di un piano, non abbiamo basi, non abbiamo strumentazione, non abbiamo orchestrazione, per cui è importantissimo quando cantiamo sull'arrangiamento dare il tempo giusto per rientrare nelle melodie originali. Quindi lo rifaccio adesso, rifaccio la sequenza di questi accordi senza la parte melodica o cantata per farvi vedere come va suonata a livello di tempo. Ora veniamo alla parte di ritornello. Nella parte iniziale il ritornello risegue esattamente quello che abbiamo visto in precedenza sull'introduzione, alternando la melodia sempre con questo riff, quindi gloria, manchi tu nell'aria. La risposta al cantato è sempre
come abbiamo visto sull'introduzione. Ecco, adesso c'è una piccola variazione. Dopo il Si di Sciogli questa neve, andiamo in Re maggiore, seguito da un La maggiore. Chiudo la sequenza con un Si maggiore e ritorno sul Mi, alternando Mi quarta, Mi. Accordi, quindi rivediamo, Mi maggiore, Si maggiore, alternati come sulla parte introduttiva, fin quando c'è la variazione vado in Re maggiore, La maggiore, Si e torno sul Mi quarta Mi. Rivediamo il ritornello. Il pezzo è abbastanza semplice, dalla parte degli accordi non c'è nessuna complicazione, c'è solo questo arrangiamento che va seguito e va tenuto a tempo per poter sostenere la melodia. Se usiate il cantato, usiate un altro strumento, è importante eseguirlo a tempo e con gli arrangiamenti che abbiamo visto. Vi aspetto al prossimo tutorial per pianoforte o alla prossima cover. Sempre grazie per le vostre iscrizioni, per i vostri commenti, i vostri suggerimenti. A prestissimo da Gianni, ciao!